Ho finito il mio caffè e la mia riunione. Iniziamo. Hello everyone! Come va? Vi devo dire la verità, sto vloggando perché ho deciso che oggi avrei vloggato, però in realtà sono morta perché ieri notte, non so perché, mi è presa una nausea fortissima che mi è durata tantissimo e quindi non sono riuscita a dormire. Io ragazzi, quando ho la nausea ho tanta paura! Quindi ho dormito pochissimo, però poi stamattina avevo sta riunione e non volevo assolutamente cancellare, anche perché adesso sto bene. Però mi sono resa conto che ci sono state tante novità nella mia vita e non vi ho aggiornato. Alcune belle, alcune un po' meno, anzi se le relativizziamo sono tutte belle potenzialmente. Innanzitutto mi sono trasferita in una casetta nuova, vi faccio fare un tour anche se non è ancora perfetta perché non ho manco fatto il letto, vabbè lo faccio dopo. Ci sono un sacco di cose in giro ma mi sono trasferita da neanche una settimana. La cosa che mi piace di più è la finestra. Allora tu entri da qui, ok vabbè qui c'è il bagno con il letto e non è ancora col pigiama lì. Quella è la doccia, sexy. E il salonzito. Questo me l'ha scritto una mia amica. Mi sono appena... Oddio, sono proprio un insegnante di inglese comunque. Qui c'è ancora un po' un casino. Questa casa mi piace da morire. Sapete la mia casetta ideale? Mi piace anche la colonna, le travi, quelle portanti che sono rimaste a vista. Anche nel bagno c'è un'altra, anche nell'altra stanza. C'è tanta luce, c'ho voglia di stare qui sempre. Già ho messo le cose che io sapevo che avrei messo, tipo qua. Questo è un libro di Hokusai che ho comprato in Giappone. E questo è un libro da collezione del mio amato Junji Ito. Quindi sono qui da una settimana e sono estremamente felice della casa. Però a livello personale, ragazzi... Era un po' che non mi esponevo, anche perché internet può essere selvaggio. La gente si diverte a farti stare male. Per fortuna stragrande maggioranza dei miei follower invece sono brave persone e non si divertono a farmi stare male. Mi sarei dovuta trasferire qui con Lucas. Ok, il contratto tutto a mio nome, però questo era quello che pensavamo. Ma sono qui da sola. Non vi sto a raccontare quello che è successo. Non mi sembra giusto per lui, che invece non ha un suo canale, non potrebbe dire la sua. Però non è un periodo semplicissimo, anche per questo non ho postato. È un periodo un po' duro. In realtà mi sento che sto in ripresa. Per questo sto anche vloggando. Mi sento molto più forte, mi sento molto decisa. Ragazze, siate forti. Certo, un giorno mi piacerebbe tanto, se siete interessati, parlare del dating a 33 anni o nei mid-30s. Perché ragazzi, cioè, cambia tantissimo. Uscire, cercare di stare con una persona in una relazione, formare qualcosa quando c'hai 20 anni. Primo, c'hai tanta scelta. Secondo, non hai tutti questi traumi che ti porti dietro da relazioni passate, quindi è un po' più leggero, un po' più senza paura. E cercare di conoscere qualcuno di serio, di affidabile, di divertente, che non sia ovviamente sposato né fidanzato, quando c'hai 30 anni e passa, è un po' più... jodido. Adesso quello che voglio fare è fare un reel. Dopodiché vorrei dormire un altro po', perché oggi ci avrò una giornata un po' lunga. Viene... Domani è il compleanno della mia amica canaria Esther, che avete già visto in qualche mio video. E tra poco viene il fidanzato, le abbiamo regalato una pignatta e abbiamo fatto un sacco di regalini. Domani le diamo il regalo principale. Io l'ho fatto un completino da palestra, lui l'ha fatto un profumo. E poi le abbiamo comprato un sacco di robette da mettere dentro la pignatta. Però visto che sono tantissimi regalini, anche un completino con la gonna, voglio impacchettare tutto quanto e voglio riuscire a fare la pignatta bene. Quindi per oggi pomeriggio un'oretta velocemente. E niente ragazzi, è solo un day in my life. L'ho iniziato in maniera un po' depressa. In realtà non sono depressa, sono forse un po' triste, però anche speranzosa e anche cazzuta. E sono una piantina che sta ricevendo tanta luce, quindi sono contenta. Vediamo di far reel. Lo faccio più facile, vi do l'esempio e voi mi dite che cosa vuol dire quella parola. Posso dire che rifare il letto è un po' una perdita di tempo? Allora, cioè io lo so che ragiono come un ragazzino di 8 anni, però ce la dobbiamo disfare ogni notte. Ogni notte! Anyways, oggi mi sento stanca, ma con un po' più di forze per quanto riguarda il lavorare, perché ultimamente...
Tra l'altro, ragazzi, per farmi venire delle idee su cosa fare nei miei reel, mi guardo ultimamente un sacco di televisione spazzatura, di quella che sta su Netflix, tipo The Perfect Match, Love is Blind, queste cose. Devo dire che mi danno un sacco di idee. È un piccolo sacrificio invece di guardarmi il true crime. Buongiorno, ho dormito? Sì, ma tipo un'oretta. Ho parlato con la mia amica Silvia che stamattina l'ho dato buca, dovevamo fare colazione insieme, ma c'avevo davvero sonno. Vado a fare il pranzo con lei. Brucio un papel d'Armenia. Non so neanche come si chiama in italiano. Ragazzi, io non ci capisco niente di queste cose, però per far cambiare l'energia dentro la mia casa. La mia amica Esther ci sta fisissima e lei mi sembra avere una grande pace interiore. Qui le provo tutto. Piccolo rituale che voglio fare con voi. Conoscete i Daruma? Va bene, ogni Daruma ha un colore, di solito il più famoso è il rosso. Il rosso è quello che di solito mi indica buona fortuna. Buona fortuna per il rosso, io qui ho anche il bianco che è per l'armonia, pace nella casa, cose così. Il Daruma viene con gli occhietti tutti e due bianchi. Quello che devi fare è disegnare l'occhietto sinistro del Daruma. Quindi se lo stai guardando risulta sulla destra. Quando lo disegni, questo già ho fatto, esprimi un desiderio. Lo devi esporre in un punto della casa dove lo vedi sempre e quando il desiderio si avvera puoi colorare l'altro occhietto. E adesso devo fare questo perché già so che cosa voglio. Sto lavorando a un progetto, non so se si può dire, ma sto lavorando a un progetto mio. Ve ne parlerò di più, che non ho mai fatto prima, e quindi. Mamma mia, tra il papel d'Armenia, l'ametista là che ho comprato l'altra volta perché l'ho sognata, il Daruma sembra una mega spirituale. Yeah, mi preparo che sto a 20 minuti dal ristorante dove vado a mangiare con la mia amica, non è un ristorante, è un baretto. Non ho mai vloggato con la mia amica, chissà se mi lascerà riprenderla. E sta facendo un vlog. E noi sì. Da buona italiana, lasagna vegetariana. Che te comes? Pues no sé lo que es, lleva espinaca. Y huevo. Da buona italiana che mangia tanto, un extra, un croissant. Ah, che pizza, non c'è nessuno. Vi volevo far conoscere il mio carnisero, che è il mio carnisero, ci posso comprare solo le uova, e il mio anguacatero. Vitamina D, ragazzi. Io sono abbastanza brava nel tipo, mi sono fatta l'analisi del sangue da poco. Mangio la carne da 19 anni, era 19 e ci ho smesso quando avevo 14 anni. Sono abbastanza brava tipo ferro, i globuli rossi, non sono anemica. Però la vitamina D sì, che ogni tanto non mangiando carne. E sto qui con Lucio, che è il novio della mia amica Esther, perché le vamos a hacer... Sì, lo sto vlogando, sto facendo un vlog. Vamos a hacer una piñata. Ayer le compramos. Bueno, eso se lo doy mañana, que es su cumpleaños. Y luego le compramos un montón de cositas bonitas que tenemos que poner ahí. Ay, pequeñita. Esto se cuelga así una vez que está lleno. Ah, pero no, está cerrado. Tiras... Y se cae todo. Claro. Vale. Entonces, esto no se cierra, esto se queda abierto, pero no se ve porque esto está en alto. Pero me da que estará tan lleno que cuando hagamos así no va a caer nada. Preciosa. ¡Una vela preciosa! ¡Una mierda! ¡Sí! A ella le encantan las cacas. Mira, y esto a lo mejor si lo quitamos de aquí. No, porque luego parece que dice usado. Esto es una mierda. Los insultos los quitarán. Ponte cómodo. Sí. Ah, bueno. Siéntate. Voy a empezar. No. Es como una grossa. Siamo stati velocissimi, avevo praticamente già impacchettato tutto e in maniera bruttissima, che a me piacciono tantissimo i pacchetti brutti. Nosotros hicimos una piñata ricarica. Así. Ve come sirve. Good job.
Allora, per il giorno vero e proprio del compleanno, lei ha voluto una cosa più piccola, solo tra amici intimi, con il fidanzato, nel suo ristorante del cuore, un ciringhito. Ci siamo occupati solamente delle decorazioni, quindi palloncini, di renderlo più carino. Poi, tra l'altro, io avevo comprato questa cornice per fare le foto. E siamo andate in giro per tutto il mercato a farci le foto con gli sconosciuti. Tra l'altro anche io, che non ero neanche la festeggiata. Però vabbè, Esther sta più fuori di me, ragazzi. Io la adoro, questa ragazza. E invece per il giorno del suo compleanno abbiamo fatto prima un pranzo nella terrazza della sua casa, e lei se n'è uscita che voleva giocare con ste polveri colorate. Quindi ci siamo riempite di colore. Cioè io avevo il colore nelle scarpe, nei pantaloni. E poi ci siamo uniti a tutto il resto della comitiva. Quindi siamo uscite, siamo andate in spiaggia e abbiamo fatto una specie di picnic in spiaggia fino a sera, dove abbiamo giocato, parlato, è stato divertentissimo. E questa invece sono io con un attacco di ballo. Sono una ballerina? No, però mi capita spessissimo di mettermi a ballare in casa durante il giorno, quindi documento. È un pochetto già che sto montando questo video di YouTube, però è tanto che non ho fatto YouTube per i motivi che vi ho detto prima, e quindi devo recuperare. Però quando stai un po' giù è difficile stare dentro casa da sola a montare, perché stai tanto con i tuoi pensieri. Infatti dopo esco, me ne vado con la mia amica al karaoke. Forse la porto la videocamera. Sto montando questo, che probabilmente già avrete visto. Mi sono scordata che stavo vloggando, ma ho mangiato uova in padella, pane e un po' di popcorn. Diciamo che io e Jessica abbiamo una tradizione ormai da un bel po' di mesi, che è venerdì sera a karaoke, di solito è solo ragazze. Però visto che insomma il fidanzato anche era libero questa sera, abbiamo detto vabbè dai, facciamo unire anche gli amici, anche perché lei lavora fino a mezzanotte, verso le 11:30, mezzanotte arriva. Quindi io mi sono vista un'oretta prima con tutti quanti. E se si va? E se no io di mia amica. Hola. Jessica. Io ahí dentro, otros amigos. L'idea era quella di mangiare insieme, ma io non ce l'ho fatta perché ci siamo visti tipo quasi alle 11, quindi stavo morendo di fame, ho mangiato a casa. E poi si è unita anche Jessica. Sto facendo un vlog. Ovviamente, come ogni mio vlog che si rispetti, mi sono scordata di fare la chiusura. Però ragazzi, spero che vi sia piaciuto, grazie davvero di aver guardato. E se vi è piaciuto, iscrivetemi, lasciatemi un commento magari, che mi fanno sempre piacere.